Che te lo singa fa? Ce l'hai con me? Perché tu ti lo singhi? Io non capisco. Ammesso che mi piaccia Lisa, dico per ipotesi che è un reato. No, per carità. Un reato è ammazzare, rubare, fare a pugni come a Paola, eccetera, eccetera. Correre appresso a una guagliugella che ti può essere figlia. No, non è un reato. Lo sai che cos'è? Rimbambimento. Ma tu di che t'impicci, se posso sapere? Avanti, ma non li leggi i giornali? Tutti i giorni c'è qualche fatto del genere. Affetto da tendenze maniache, vecchietto geloso scopre... Ma che scopre? Ma chi è il vecchietto? Tu parli come se io avessi pensato a te. Speriamo di no, ma certo che se continui a correrle dietro. E poi, Ivo, parliamoci chiaro. Tu con quella barbaccia come ti puoi illudere di piacerle? Ma perché? Proprio brutta? Beh, io ti ricordo senza. Francamente, eri un bel ragazzo. Beh, certo. Per esempio, in piscina, tu che figura faresti con la barba? Che c'entra la piscina? C'entra, c'entra. Lisa è andata a fare il bagno con le amiche. Così di corsa? Sì, di corsa. Che male c'è? Su, forza! Grazie. Prego. Questo treno va a Firenze, vero? Sì, va proprio a Firenze. Permesso? Carino. Lo sapevo, lo sapevo. Ma ti pare che poteva andare bene? Le avranno cambiato il tutto. Sono sicuro come una palla, porco Giuda. Ma tanto ormai... Ma che vuoi, fammi il piacere. Io spaccherei tutto, spaccherei. Tutto calcolato al minuto. La partenza, l'arrivo a Firenze e poi per stare 3 ore insieme, capisci? A Firenze... Io non è che me la volevo portare al Polo Nord. 3 ore! No, niente, nemmeno questo. Ma non te la prendere, ma? Con 3 ore a Firenze, cosa potevi fare? Poi io non lo so. Oddio, è sempre meglio di niente. Io non la vedo mai, non la vedo. Quando stacco io, c'è il turno lei. Se faccio festa la domenica, lei fa festa lunedì. Quando attacco la mattina, c'è il turno di notte. Io lavoro di notte e lei c'è il turno di giorno. L'ultima volta l'ho vista solo un quarto d'ora, capisci? E quando l'hai vista? La settimana scorsa, in fretta e furia. Dove, dove? In un posto che conosco io. Ah sì? E cosa avete fatto di sì? Ma che avremmo fatto, capirai? Se hanno fatto le 8 ho dovuto accompagnarla alla centrale. Mannaggia di turni. Ma neanche un bacio? Eh sì, un bacio, giusto uno, capirai? Avevamo un quarto d'ora in tutto. E dove che vi siete visti? Dietro il Colle Oppio. Non passa mai nessuno, specie di sera. L'avrei abbracciata almeno. Certo che l'ho abbracciata, ma che so, De Goccio, guarda un po'. E poi? Oh, ma quante cose vuoi sapere? E fatti una ragazza pure tu e falla finita. No, con gli orari che facciamo per me sarebbe un sacrificio. Ah, se ci potessi stare sempre insieme, allora... Allora sarebbe un sacrificio per lei. Eh? Dai, dai, muoviti che ci facciamo notte qui. Senti, io vorrei sapere una cosa. Con 3 ore sole a Firenze, che ci facevi? Senti, 3 ore mi bastavano, va bene? E non ti preoccupare, ci facevo. E dove te la saresti portata? No, perché Masucci c'ha l'indirizzo di una certa pensioncina, capisci? Oh, ma che dici, sei matto? Ma che hai capito, scemo? Quella è una ragazza per bene, io me la devo sposare. Ma che Masucci, indirizzo e non indirizzo? C'ho l'indirizzo, c'ho. Permette? Le apro io. Avrebbe dovuto aprirsi per lasciarla passare, non credi? Biglietti, per favore. Lei non può stare qui, questa è la prima. Ah, beh, allora devo andare 2 vetture più avanti, signorina. Grazie. Non c'è niente da fare, sa? Il pranzo è servito fra un quarto d'ora, signorina. Ma allora lei sarebbe Lisa. Lisetta mia bella,
Ma che ti è successo, eh? Ho fatto tardi, ho preso il treno in corsa. Ma che, ti pare che ci potevamo combinare noi? Sono 16 giorni, 16 giorni che non ci vediamo. Di, ma lo sai che sono tanti 16 giorni? Anche per me. Sai, all'ultimo momento la mamma mi ha richiamato. Allora io sono scappata via per le scale, per la strada. Ho preso anche un taxi. 400 lire. Che importa, stai a pensare alle 400 lire. Oggi abbiamo 3 ore tutte per noi. 3 ore a Firenze. È bella Firenze. Sì, è bella. Capirai, è la città dei fiori. Non so se mi spiego. Senti, Franco, quando sei partito l'ultima volta per Venezia, mi hai fatto con la mano un cenno dal finestrino. Beh? Che cosa volevi dire? E me lo domandi? Alice, senti, te lo dico in un orecchio. Scusi, cosa c'è qui? È la vettura ristorante, signora. Ah, scusi tanto. Prego. Purtroppo, alle 10 stasera devo essere a casa. Eh? Ho detto alla mamma che andavo in piscina con le amiche, guarda. Vedi, ho portato pure i costumi. Capirai, fino alle 10 di questa sera hai voglia tu. Senti, non ti muovere di qui, adesso vado a prendere il campanello, capito? Oh, non ti muovere, l'hai fatto il biglietto? Sì, l'ho fatto. Signora, signora, ci voleva. Aspetta qui, eh. Che anticaia, oh, siamo nell'era atomica. Ma guarda che se deve vedere. È arrivato l'uomo del 2000. Senti chi parla. Io il campanello ce l'ho trovato. Ma tu che sorvegli tuo sorello come un saraceno? O Otello, mi pari. Non parlare d'aggiornamento. Che c'entra? Io sorveglio Teresa perché non ha scelto bene. Ah, no? No, primo, me è antipatico. Ah, e questa sarebbe una ragione. Sì, secondo è un donnaiolo. Ah. Sì, Roberto, il Rodolfo Valentino del quartiere. È un vanitoso. E poi noi siamo di famiglia onorata. Ci si conosce tutti qui. Li vedono insieme e anche la gente che chiacchiera non mi piace. Che esagerato. Sì. Intanto chi ci rimette sono io. Capirai, la gente chiacchiera. La gente, se cominci a darle soddisfazione te ne fai schiava. Sì, va bene, però mica possiamo continuare tutta la vita così, sempre di nascosto. Ma Teresa, il periodo clandestino è quello più bello, no? Certo, ma tu mica lo sai quando torno a casa la sera papà come mi accoglie. E non ti dico mio fratello. Quello poi te lo raccomando, non ha mai capito niente. Già, capisci tutto tu. Sì che capisco tutto io, conosci la storia. Lo sai perché Giulietta e Romeo si amavano tanto? Perché non erano fidanzati ufficialmente. L'amore ha bisogno di contrasto. Io ho paura che un giorno o l'altro Ivo ti darà un contrasto in testa. Ma Ivo a casa con voi fa lo sbruffone, poi con me diventa una pecora, perché io lo domino con la dialettica. Su, fammi un sorrisetto. No. E vieni qui, fallo un sorrisetto a Robertino tuo, lo sai che per te farei qualunque cosa. Mi dovessi rovinare uno di questi giorni, vengo a parlare con tuo padre. Parola d'onore. Giuro. Beh, adesso va, se no mo ci scappa pure una contravvenzione. Ciao. No, con la gola. E chi lo sa? Prima le levarono le tonsille, poi le venne un'infezione. Così la rioperarono. E dopo di questo il dottore ha detto: Marisa non parlerà più. Così, semplicemente. Però Paolo la sposerà lo stesso. È stata fortunata. È un bravo ragazzo, Paolo. Sì, è proprio un bravo ragazzo. Marisa! Marisa! Ti stai facendo bella, eh? Brava! Quando esci, passa da me che ti devo far vedere un bel modellino. E non ti mettere troppe cose in testa. Fai presto! Ah, vieni, vieni. Ti do una aggiustatina ai capelli, vieni, mettiti a sedere. Adesso vedrai che bella testina che ti faccio. Già, io l'ho sempre detto che dovrei far la parrucchiera. E quando il tuo Paolo ti vedrà, ti dirà: Marisa, sei meravigliosa. A proposito, a che ora lo liberano? Oh, allora c'è tempo. Certo che 3 mesi sono lunghi. Povero Paolo. Ma d'altra parte, Marisa mia, a quello gli ha rotto tutti i denti. 2. E la mascella rotta non conta. Oh, mamma mia, il caffè. Ai, uff.
Mamma, vieni, c'è Marisa! Mo vengo. Buongiorno, Marisa. Sei contenta, eh? Hai preso il caffè? Dalle il caffè, Liliana! Un momento, e dalle il tempo di passare, no? È brava. E così oggi Paolo torna a casa, eh? Era proprio ora che tornasse. Sono 3 mesi che questa poveretta non vive più. Sarebbe stato meglio se non fosse andata in prigione. E poi per una ragione così stupida. Non è stupida. Paolo è un uomo. Un altro uomo l'ha offeso. E lui ha reagito. Che altro doveva fare? Oh, oh! Gesù, Liliana, fa qualche cosa, porta dell'acqua. No, per il caffè ci vuole il limone, mamma. Ci vuole il bicarbonato. Ah. Si spande tutto. Il limone non va bene. Ma che? Non se ne va proprio. Eppure non puoi mica restare così. E come si fa? Ho trovato! Ti presto questo. È di una cliente che tornerà fra 2 giorni. Me lo ridarai domani, non preoccuparti. Vai a mettertelo. Ti piace? E come ti dona? Va, va, non perdere tempo, cammina, va, va. T'accompagna alla porta. Ciao. Vieni a farti vedere prima di andar via, non ti scordare. Teresa, c'è il vestito. Oh, meno male, stavo in pensiero. Speriamo che stia bene. Quanto è bello. Gli piacerà, Roberto. Lo credo. Sai, lui è così difficile, se non è roba di classe storce subito il naso. Sì, sì. Quando pagherà lui cambierà idea, se ti sposerà. Tu, quando puoi dire una parolina velenosa, sei tutto contento. Ma perché? Pensi davvero che quello venga a casa? Sicuro che ci viene. Se permetti, è già tutto bello e deciso. E quando Roberto dice una cosa... Ne pensa un'altra, lo conosco meglio di te. Se non ci penso io a sistemarlo, non quello... Non darete a sto matto, pure la barba si è tagliato. Sì, ma mi fa rabbia quando dice così di Roberto. Pensa che oggi ci dovevamo vedere e invece ci ha rinunciato, poverello. E perché? Per lavorare. Salve, ragazzi. 437, scusa. V'ho salutato. Ma lo conosci tu? No. E tu? Mai visto. Ah, no? Ma sì, non ti pare lo spirito di Roberto, quello dell'ufficio? Già. E c'è ragione. Poveretto, quello sì che era un dritto. Altro che, poi si è fidanzato. Ah, ci siamo. Uomo fidanzato, uomo sotterrato. Parole sante. Hai ragione. Ma che fidanzato d'Egitto, non è ancora nata quella che mi mette nel sacco. È morto Berto. Ma non vi preoccupate, che a Robertino vostro la museruola non gliela mette nessuno. Ma vedi che angelo. Afaga. E chi è? Anima mia. Ma io quella faccia la conosco. Te credo, il bandasmai la fumetera. Sì, è proprio lei. Vedi? Prima una così non te la saresti lasciata scappare. Adesso invece... Invece cosa? Che sono andato in pensione? L'elenco. Chi ha dissimulato l'elenco del telefono? Eccolo, signorina. È tutto per lei. Posso esserle utile? Grazie, sì. La S quando viene? Ma non lo so, ancora non si è vista. Non faccio lo spiritoso. Volevo dire la sillaba. La S viene prima o dopo la C? A, B, C, D, E, F. Prima la S come sorriso, simpatia, sogno, speranza. Ah, però ha attaccato. Anvidi, è proprio un fenomeno. Ma attaccarmo, fino a lì ero Paolo Puria, voglio vedere quello che fa dopo. Sparare le non sto dritto. Allora dove? Aspetti, lasci, che scrivo. Lasci, ci penso io. Come? Il piazzale delle Mimose. E per arrivarci, l'autobus. E la macchina. Al solito, ma sì, va bene, alle 3 ho capito. Grazie. Ma le pare. Arrivederci. Ci conti. Ma da che? Falla, prego. Che carrozzeria. Ma che c'hai? Aiuto. Oh, t'ha demolito. Arubè, sei sempre un vecchio leone. Questione di metodo. Ma che, ti ha dato pure un appuntamento? E se capisci? Naturalmente senza parere. Donna di classe. E tu ce l'hai? Questi sono affari miei. Ma state zitto, e quando la rivedi quella? A noi. Ma manco se te vedo. Scommettiamo? Allora, alle 6 stasera trovatevi qui, eh?
Così vedrete chi è Robertino vostro, capito? Robertino vostro al telefono. Vengo subito. Questa è Teresa che fa il controllo. E schiavo. Grazie. Pronto? Roberto. Sì, sono io. Ma che c'è? Piange. Proprio così. Un'altra scenata. E poi mi hanno proibito assolutamente di vederti. È perché secondo lui se uno non si fidanza ufficialmente non può voler bene. Comunque tu pensa a Giulietta Romero, eh? Adesso pesco io e gliene dico quattro. Anche otto me ne vuoi lì, sono venuto apposta. Oh, ti sei tagliata la barba, stai meglio. Parlavo con Teresa. Lascia perdere. Scusa, Teresa, ti chiamo io più tardi, c'è Ivo qui. No, tu a Teresa non telefoni più. E me che c'entra? Aspetta un momento, discutiamo. Non c'è niente da discutere. Ti posso offrire un caffè? No, mi rende nervoso. Beh, ma allora se posso sapere che vuoi? Sentimi bene. A parte che non riesco a capire cosa si trova in te, mia sorella. Ma questo non mi riguarda. A me questa storia non me sconfinferà. Non me quadra. Ma come così, all'improvviso? Sì, all'improvviso. Perché te va bene? No. E bisogna che te la fai andare bene. Tu con mia sorella o te fidanzi o te la puoi scordare. E sia ben chiara una cosa. Quando passa, gira al largo. Pedala. Vabbè? Se non mi sbaglio, t'ha fatto pelo e contropelo, eh? Deve ringraziare Dio che Teresa è sua sorella, se no... Se no, te stavi zitto lo stesso. E che te vuoi mettere con quello? Quello mica è un cristiano, è un rinoceronte. Allora dalla fumettara non se ne parla più, eh? E si capisce. Mo c'hai la scusa, è andata bene, Robertino. Te sbagli, me conosci poco. Tanto per cominciare adesso vado a cercare Ivo e sistemo le cose. E stasera alle 6 ve la porto qui. Va bene? Se vedemo. Se vedremo, Roberto. Vuoi scommettere che Roberto si va a rovinare con Ivo? Ma sta buono, che quello che ora ha preso a Teresa e c'ha una cotta che muore. Vedrai. Vettura, ristorante. Niente a mangiare? Sempre piena. Davvero? Vettura, ristorante. Piacerebbe anche a me mangiare lì. Serie unica servita. Ma io dove mi chiedo? Vettura, ristorante. Adesso vedrai, proviamo un bel posticino. Va bene. Servo il pranzo in fretta e fretta e poi ti raggiungo. Va bene? Sì. Andiamo. Vettura, ristorante. Serie unica servita. Vettura, ristorante. Vettura, ristorante. Vettura, ristorante. Guarda, Lisa, vieni qua, c'è un posto libero. Qua? Sì. Siediti lì, no? Su. Sì, se permettono, sorelle, è la mia fidanzata. La consegno a loro, eh? Grazie. Ciao, ci vediamo più tardi, allora. Vettura, ristorante! Dove va, signorina? Vado a Firenze. Noi a Milano. Lei risiede a Firenze? No, faccio una gita col mio fidanzato. Lui lavora sui treni e non riusciamo quasi mai a stare insieme. Ma non starà sempre sui treni. Avrà anche lui la sua giornata di libertà. Ah, sì, sì, come no. Solo che non combacia con la mia. Sa perché io lavoro ai telefoni. Allora oggi... Oggi? Oggi ho il permesso. E allora vado con lui. È un bravo ragazzo, il mio fidanzato, sa. Tanto per bene, proprio. Ma ci vediamo così poco. Meglio così. È più lontana dalle tentazioni. E si tratterrà molto a Firenze? 3 ore. 3 ore sole? Vada a vedere la chiesa di Santa Maria del Fiore. Una chiesa molto, molto bella. E poi c'è un campanile. Un campanile famoso. Ma il campanile di Giotto, no? Ah, sì, di Giotto. Ma no, no, che campanile di Giotto e Santa Maria del Fiore. Se loro vogliono il mio consiglio, questa è roba per turisti. E poi con questo caldo, ci sono tanti altri bei posti da vedere. E quali? Beh, a parte le cascine che non sono disprezzabili, poi per esempio c'è il ristorante Galluzzi. Un po' romantico se vogliamo, ma ci si sente come in casa propria. Lo conosce bene lei questo posto? Bene, 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 no, ma me lo sono fatto spiegare però. E tra parentesi ci devo andare anche con la mia fidanzata. Con permesso. Thank you.
Che caldo che fa, eh? Dove vanno, sorelle? Sarà meglio cambiare posti, signora. Venga, venga qui, signora. Andiamo. Sto bene, vero? Sono aumentato di peso. 2 chili. Non è male, là. È buono, piacevole. Discreto il vitto. La cucina non è come la tua, ma... insomma... non c'è male. Ogni giorno avevamo la passeggiata, ascoltavamo la radio, leggevamo. Se non avessi avuto te, avrei preferito stare là. Non mi credi? Ma tu venivi a trovarmi, tutti i giorni venivi a trovarmi in prigione e sorridevi. Ora piangi, amore mio, ti ho desiderato tanto. I giorni passavano lentamente, senza di te la vita è niente. Per te era difficile, sì, sì, lo so, è molto difficile, ma ora tu dimenticherai, ti farò dimenticare. Ce l'hai con me per quello che ho fatto? Tesoro, ora tutto sarà differente. Guarda, guarda. Vedi cos'ho? È una lettera di raccomandazione per i cantieri comunali. Con questa avrò un lavoro, vedrai. Tutti i nostri guai ora sono finiti. Se riesco a trovare lavoro ci sposiamo subito. Sai, quei lavori che durano parecchio tempo. Anche un anno. Potrei prendere 1.500 lire al giorno. Forse 2.000. E lo sai, un operaio in gamba come me può arrivare a 2.500. Ma anche con 1.500 noi possiamo vivere bene, no? Sì, 1.500. Tu sei molto brava e noi ci arrangiamo. Qualche volta possiamo andare anche a un cinemetto, eh? Però se potessi prendere 2.000 lire con le 500 in più, dunque 3 per 5 fa 15. 15.000 lire al mese con quello che risparmio a comprare qualcosa per la casa. O forse un motoscooter. Sì, un motoscooter. Con 15.000 lire al mese potrei comprare a rate il più bel motoscooter che c'è a Roma. E poi così potremo anche risparmiare. Non dovrai più prendere gli autobus. Sai quanti chilometri fa un motoscooter con 1 litro di benzina? 75. Hai voglia di andare? E così tutte le domeniche, via! Brr, brr, brr. Potremo andare a Frascati, a Tivoli, dove ti piace. Su, tienti forte. Brr. Ehi, ragazzino, qual è la strada per i castelli? Andiamo. Voglio andare a prendere il mio lavoro. Ma domani è domenica. E i cantieri non sono aperti. No, oggi è il giorno adatto. Vieni, su, andiamo adesso. Aspetta un momento. Torno subito. Dov'è il capoccio? Eccolo là. Grazie. Scusi, vorrei dirle una cosa. Avrei una lettera.
dispiace. Sai, sono tempi duri. Senti, torna fra qualche giorno. Forse cominceranno i turni di notte. Ciao. La paga non è buona, poi sono liberi solo i turni di notte. Andiamo, proviamo da qualche altra parte. Sono sicuro che troverò qualche cosa. Teresa! Vattene, Roberto, sta per tornare vivo! E lascialo tornare! No, non scherzare, ha detto che non ti devo più vedere. Ah, questa è buona, e che comanda lui? Roberto, mi dispiace. Ma così non possiamo continuare. Qui a casa mi fanno l'inferno. Non piangere, perché se piangi mi convinci anche a farmi frate. Dai, Teresa! Tere, mi senti? Ma che deve sentire? Quello che gli dico, sono o non sono il suo fidanzato? No, che non lo sei, è chiaro? Metti giù le mani. Tanto chiaro che se mi fissi in appuntamento, vengo a chiedere la mano di tua sorella ufficialmente. Allora tu sei d'accordo? Ma guarda un po' che uno si deve creare l'infelicità con le mani proprie. Andiamo. E mo che fai? Ma come che faccio? Vado a prendere Teresa. È o non è la mia fidanzata ufficiale? Un momento. Lo sarà quando tuo padre avrà parlato col mio. Ma guarda che so io che mi fidanzo. E io te le promesse tu non mi fido. È chiaro? E tu vai dentro, fila. Quanto a te, stasera ti va bene? Per me. E allora questa sera alle 8. Ciao. Te saluto. Oh, e non se ne vanno mica, eh? Sì, sì, davvero. Oh. Ora ci penso io, sorella. Fate quello che vi dice la madre. Adesso cantiamo, bambine. Su, buongiorno, fiorellino, fratellino, vi ti do. Vento malcontento, i fiorellini battono e grido. Bravo. E dite la fontana per l'acqua chiara più non sono l'oratorio. E smettila. E dite avanti. La campana de pace, pace, perdone. Allora il fiore l'incontratellino saprà noi bacio. Giorno fiore l'incontratellino vitticcio. Vengo mal contento il fiore l'incontratellino bacio noi grido. E dice la fontana per la qua chiara di uno mi darò. E dice la campana. Siamo ad Arezzo? Sì, Arezzo. Sapere se lei lo sapeva. Dica, signora. Chissà quanti ne troviamo. Sei il solito facilone tu, e poi ci tocca girare tutto il giorno. Prego, signora. No, grazie, non importa. Aspetti, perché fai così? Senta, io devo... Noi volevamo sapere se ci poteva consigliare un buon albergo, ma che non costi molto. Ma no, il prezzo non ha importanza. Non dia retta, ha importanza. A via Cerretani. E dov'è? Questo non lo so, signora. Guardi a Firenze. Vada ad informarvi, permette? A Firenze, sì! A Firenze!
niente, eh? Conosci nessuno che ti può dare una spinta? No. Ma allora senza nessuno che ti porti avanti, non so se ce la farai. Avrei una lettera, una raccomandazione. Beh, una lettera. Dicono che all'esposizione cercano uomini. Il capo è un amico di Mastro Giovanni che lavora qui. Digli che ti manda lui. Chissà, ci sarà qualche speranza. Può darsi. Io ho fatto così. Grazie. È lei il capomastro? Mi ha mandato Mastro Giovanni. Ah, sì. Come sta il vecchio? Non c'è male. Io... Lui, Mastro Giovanni, mi ha detto che lei potrebbe... Sono un bravo muratore, io. Ah, tu vorresti del lavoro, eh? Veramente non ho bisogno di uomini per il momento. Ma a Giovanni mi devo molto, eh? Sei bravo, hai detto. Bravissimo. Ho perfino delle referenze. Questa è la prima volta che trovo un muratore con referenze. Fammi un po' vedere. No, non c'è posto per te. Ma ha detto... Proprio adesso ha detto che... Non importa quello che ho detto. Non mi piace la gente che per arrangiarsi fa dei trucchi. Senta, io non faccio trucchi con nessuno. Ho bisogno di lavorare. Se c'è lavoro... Lei me lo deve dare, ne ho bisogno. Non sei tu che mi devi insegnare quello che devo fare. Se vuoi un consiglio, vattene. E alla svelta anche, prima che ti rimandi dove sei venuto. Cacciato via. Accidenti a questa lettera. Solo gli stupidi credono ai pezzi di carta. Quando sei stato in prigione una volta sei segnato. Ti prego, lasciami stare. Va a casa, Marisa. Devo restare solo. Va a casa. Quando finisce la benzina va bene. Ammazza, è tutto elettrico. Tutto radiocomandato. Guarda sto vedo. Ma la volete fa finita? Ma l'avete vista male la macchina? Ma che è una macchina questa? Questa è un transatlantico, come pare una porta aerea. Non c'è gioco. Minchia, c'è state sopra voi. Questa è l'arca di Noè. Avanti, presto, scendete. Qui si lavora, non c'è gioco. Ah, bravo, via qua, pensa. Attenzione, attenzione, tutta la città ne parla. Questa sera alle ore 20. Se dove resta, io... la pianti. Meglio la testa spaccata che il matrimonio in vista. Pronto, c'è Teresa? Ah, sei tu. È Romeo. Dimmi, Roberta. C'ho la macchina. No, non posso. La devo consegnare in giornata. Se scendi ti faccio fare in ciretta. No, non è proprio possibile. Ma è meravigliosa, sai. Ti credo, ma oggi ci sono altre cose meravigliose che mi interessano. Ho preparato il dolce per questa sera, con le mie mani. Mi voglio conquistare il suocero.
Teresa, se brucia il dolce. Ciao Roberto, a stasera, mi si sta bruciando il pan di Spagna. Allora tutto confermato, papà, ci aspettano stasera alle 8. Ah, va bene, ecco, guarda, questa è la fattura. Sì. Allora fatti pagare, mi raccomando, e compra l'anello di fidanzamento. Piuttosto cerca di far presto, che il tempo vola. Va bene. Ciao. Ciao. Questo è senza acqua, eh? Si comincia con l'anello e si finisce con... Ma non è detta l'ultima parola. Scendi, che me ne vado. E scendi. Va bene, capo. Signor sì. Agli ordini, comandante. Ma perché non ci fai venire con te? Yeah. Il signorino vorrà forse godersi le sue ultime ore di libertà. Ho ancora 5 ore per riflettere. Potrei anche ripensarci, non si sa mai. Naturalmente dell'appuntamento al bar non se ne parla più. Ma come vi devo dire che Robertino vostro mantiene gli impegni? No. Mi sta bene. Ma dove credete che vada? Hai sentito, eh? So testimonio. Arrivederci, ragazzi. Ciao. Ciao. A Robertino sei contrivo, metti a marcia funebre. No, non ci siamo, non così, un'aria più ispirata. Qui nel fumetto viene la scritta: quando tornerai, amor mio? E a chi lo dico? Sto solo. Ma che c'entra un pensiero? Devi sembrare una che pensa, non ti succede mai. Sapessi quanto t'ho pensato sull'autobus. E che la colpa è mia. La testa alzata, il busto eretto. Sì, va bene, ho capito. Ma senti un po', e i soldi? Perché ci sono? A casa mia. Ma dottor, sbrigamo, sei qui a luce, ma via già. Va bene, facciamo subito. Tutta protesa nel tuo sonno. Così. Allora ci vieni? Prima però, andiamo in pizzeria. Io sto con un panino da stamattina. Va bene, in pizzeria. Anzi no, al fagiano. Però dopo. No, caro, prima. Dottor, il sole mica aspetta lei, eh? Ecco. Allora, ferma così, eh? Va bene. Ferma, ferma. Ecco lì, lo sapevo, si è mossa. Salve. Salve. Andiamo? Guarda, dove va? Ha visto che sorpresa? Non me l'aspettavo. Ma allora bisogna ricominciare. Ricominciare che? Ma che ce l'aspetta lei, dottor? Ciao, caro! Ecco, si è sbaglio. Siamo a Firenze. Sì, siamo a Firenze. E se ha tempo, si ricordi di andare a vedere Santa Maria del Fiore? È il campanile di Giotto. Sì, sì, ci andrò senz'altro. Allora, buon viaggio, sorelle. Grazie, grazie tante della buona compagnia. Grazie a lei. Ciao, bambine. Arrivederci, signorina. Arrivederci. Ciao. Mi sembra una brava ragazza. Sì, ma... Permesso, prego. Scusi. Stai fermo, vuoi firmare piuttosto? Ma che devo firmare? Avanti, deciditi, su. Bacini? Se non ci fossi sempre io a ricordartelo. Bacini? C'è un contrordine. Dovete proseguire per Bologna. Sarete agganciati allo 051 che è in arrivo da Milano e parte fra 10 minuti. Mi raccomando che sia tutto in ordine, non voglio storie. Siamo intesi, eh? Va bene, capo. Ehi, ragazzi, fermi tutti. La vettura prosegue per Bologna. Verrà agganciata allo 051. E che io pure proseguo per Bologna. E perché? Tu chi sei? Non lavori forse con noi?
La vettura prosegue per Bologna e il personale va a Bologna. Chiaro, no? Vabbè, ma io come faccio? Ma come fai? Vieni con noi anche tu. Vabbè, ma che c'entra? Io ho un permesso per Firenze. Ti fai dare il permesso per Bologna, è la stessa cosa, no? Adesso forza, ma... che lo 051 è già in arrivo. No, ma... Quanto mi dispiace, non puoi credere. Eh? Ma gliel'hai detto a Fancini che hai la ragazza qui? Ma che gli importa quello della ragazza? Che gli importa? Allora sai cosa ti dico io? Che se ero al suo posto, il permesso te lo davo. Ah, sì, eh? Grazie. Sapessi quanto mi solleva quello che mi dici. Ma vattene via, va, levati. Accidenti ai treni, alle vetture, al ristorante. Ma guarda, io la faccio finita con questa vita da cani, sai. Io mi licenzio. Lo vedrai se mi licenzio. Franco, guarda, lo sai che è veramente bella Firenze. Sì, sì. Quella sarà Santa Maria Novella, vero? E allora il campanile di Giotto dovrebbe essere da quella parte. Sì, è da quella parte. Accidenti agli orari, ai treni e alle ferrovie. Franco, ma che è successo? È successo che bisogna proseguire per Bologna. Ma perché? Ma perché mi hanno agganciato allo 051? Qui siete mia bella, ma che l'ho fatto io l'orario? Andiamo, che prendiamo pure il treno adesso. Corriamo, sta partendo. Scusi. Su, corri. Aspetta. Che c'è? Ah. Vieni. Andiamo. Attenta a non cadere, eh? Monta! Ci vediamo a Bologna! Sì! Io la penso così. Permesso? Oh. È libero questo? Ma veramente, signorina, è riservata ai soli deputati. Scusi, no, non l'avevo visto. Ma no, si accomodi. Vedo che voi non perdete l'occasione di affermare i vostri privilegi, eh? Signorina, per dimostrare il contrario di ciò che ha detto il mio onorevole collega, guardi, le cede il mio posto, va bene? Sì, però i posti al governo non li cedete mai, eh? Lo fa per accaparrarsi un voto alle prossime elezioni. Sì, capisco. Così saranno tre sicuri, il suo, quello della moglie e quello della signorina. Ah, questo è buono, C'è lo 054 delle 17 che è a mezzanotte è a Roma. C'è solo da cambiare il treno. Ma scusa, la tua ragazza non può rientrare domani a Roma? Potrebbe passare la notte in treno con te. Ma la pianti. Te l'ho detto che deve stare a Roma alle 10, che c'è la madre che l'aspetta. Ma guarda che razza d'amore è questa. Non ci vediamo mai. Non ci parliamo mai. Qui si va avanti a furia di telegrammi, lettere, sospiri e niente altro. Due matti sembriamo. Faccio bene io, che di fidanzate non ne voglio sapere. Ma dimmi un po'. Il rapido 57 non passa per Bologna alle 14.30? Sì, ma con questo arriviamo a Bologna quando quello è già partito. Bisogna che ti rassegni. Lo so. Io bisogna che mi rassegni. Che ne pensa lei in politica? Prego? Sì, per chi ha votato? Ma io non ho mica votato, ho 20 anni. Ho 20 anni, pensate! Che bellezza! I miei occhi non sono più troppo buoni, ma per accorgermi di uno stomaco vuoto ho un sesto senso. Niente lavoro? No. E cosa fai? Io sarei un muratore, ma faccio di tutto. Ah, anch'io! Anche tu muratore!
È un buon lavoro per un uomo, costruire con le proprie mani. Ora io sono vecchio, è difficile. Ma per te è molto più facile. Per me è impossibile. È da molto tempo che cerchi? Da stamattina. Da stamattina? E ti lagni? Sono mesi che non lavoro. Ma come? Non lavori da mesi e hai cominciato a cercare lavoro da stamattina? Ah, sei stato male. Perché ti hanno messo in prigione? Beh, ho litigato con un uomo, avevo i nervi, mi ha preso contropelo. 3 mesi perché ho litigato. Dovevo mettere su casa. Beh, se aveva torto, hai fatto bene. E la ragazza ti urla dietro tutto il santo giorno, ci scommetto. No, oh, magari. È l'ultima cosa che può fare. Marisa è muta. E non so neanche se riuscirà a guarire. Sei un buon ragazzo. Stasera troverai lavoro. Tu dici? Sì, lo troverò io per te. No, non scherzo, gli scherzi li lascio fare ai bambini. Questa sera al cantiere assumono altri operai, 2.000 lire al giorno. Andremo insieme. 2.000 lire al giorno? Ci starebbe un motoscooter. Eh? Niente, non so come... Non so come ringraziarti. Beh, essere senza lavoro è una cosa proprio terribile, caro mio. E se non lo trovassi entro stasera, non saprei più cosa fare. Hai famiglia? Altro che se ce l'ho. Grazie. Fidanzata? Io? Ah, no. Perché? Il fidanzamento la spaventa? Il fidanzamento è la fine di ogni libertà, una prigione. E lei? Io ho il culto della libertà. Sono contenta di averla conosciuta. Tanto più che in questi giorni ho la macchina in riparazione e sa come sono i meccanici. Altro che... Gentaglia. Beh, magari tutti, no? Non mi faccio sinistroide adesso. Chi ha detto? Io la plebe la detesto. C'è tabù. Che dice? È sua, francese. No, è americana, una Plymouth. Adoro le Plymouth, appartiene a lei. Me l'ha data papà. E di che cosa si interessa, papà? Beh, automobili, motori. Oh, industriale, una specie di Ford, allora. È proprio Ford, no, un Fordino. Oh, i grandi industriali sono adorabili, non trovo. Così energici, volitivi. E lei è figlio unico? Unicissimo. L'erede, insomma. Stamane, quando l'ho vista al bar, ho notato subito in lei un'aria, come dire, dell'uomo d'altro mondo. Ma che mi ha preso per un marziano? Pressa poco. Mi sono stupita, confesso, di trovarla in un locale tanto modesto. Ma cosa vuole? Io frequento un po' tutti gli ambienti. Capisco. Lei è un curioso. Sì. Avido di sensazioni. Uno spericolato. Sì. Come Zakhar. Come chi? Zakhar, il protagonista di un fotoromanzo che ho interpretato. Un principe ricchissimo. Scendeva nelle bettole malfamate, travestito naturalmente, sfidava i duri più spericolati ed in 2 colpi li liquidava. L'avrei voluto vedere con Ivo. Chi è Ivo? È uno come Zakhar. Si immagini chi ha il pugno proibito. Se dà un cazzotto, è finita. Mi piacerebbe conoscere. Sì, ma in un altro momento. Certo, parliamo di noi ora. Parliamo. Ma tu lo vedi che è tutto contro di me. Ora pure il semaforo ci si mette. Che disgrazia. Senti, Frank, abbiamo la coscienza tranquilla. Ormai le abbiamo provate tutte, non ci resta che rassegnarci. Sarà la centrale di Bologna che ha chiuso il transito. C'è un treno in forte ritardo e gli dà la precedenza. Sì, ma lo sai che se arriviamo in ritardo lì si perde il treno per Roma, eh? E parti! Sono liberissima. Hai qualcosa da propormi? Su, coraggio. Beh, veramente, se non ti dispiace, vorrei... Ho capito.
So benissimo dove vuoi andare a finire. Stai cercando un pretesto per trascinarmi nella tua garçonniere. Dove? Sì, sì, continua a fare l'ingenuo. Tu sei un uomo pericolosissimo. Sì, come Zakhar. E va bene, visto che insisti, mi arrendo. Andiamo. Ti dispiace se prima passiamo al fagiano per fare uno spuntino? Adoro gli spuntini. No, andiamo al bar dove ci siamo incontrati stamattina. Romanticone! Su, corriamo! Ubriachiamoci di velocità! Hai ancora qualche speranza. Se non succede altro puoi stare un quarto d'ora a Bologna con la tua ragazza. Che te fai? Ah, no, 10 minuti. Pure di mezz'ora mi accontenterei. Mezz'ora è sempre mezz'ora. Ma se anche 10 minuti buttali via te. Ma che va a gasogeno sto treno. Ma tutti con me ce l'hanno, sa. Tutti con me ce l'hanno. Niente giornale di partiti, signorina. Se era il suo, non lo diceva mica. Questa è la politica. Si trattiene molto a Bologna. No, devo ritornare a Roma. Che cosa fa a Roma? Lavora? Sì, sono telefonista alla centrale di Stato. Ah, lei sarebbe una di quelle. Ma senti che maniera di parlare. Rispetto una lavoratrice. Ecco, ti pare che lui non ci metteva la malizia. Scusi tanto, signorina, ma loro vedono il male dappertutto. Perché? Allora è vero che i deputati litigano sempre? Ah, no, solo prima delle elezioni. Ah, questa è buona. Vedi? Siamo arrivati. Ma perché ti preoccupi continuamente? Sei sempre immusonito. Ah, vieni. Buongiorno. Ti ricordi di me? Sono venuto stamattina. Ah, sì. Aspetta un momento. Sì. Aspetta, sempre aspetta. Ma stai calmo, vedrai, prenderanno anche te. Un po' di pazienza, stai calmo. Buongiorno, capo. Eccomi qua. Mi dispiace, non ho più bisogno di nessuno. Eh? Un momento. Mario, siamo al completo? No, è rimasto libero il posto di Franco. Ah. Sei fortunato. 2000, eh? Come ti chiami? Io? Ma non è possibile. Non è possibile, ma è così. Ma io ero il primo. Sono venuto anche stamattina io. È un lavoro pesante. Mi occorre un uomo giovane, forte. Beh, io sono forte. Guarda. Sarai forte, ma lo sai che devi lavorare 8-10 ore al giorno lassù? Hai capito? Per 50 anni ho lavorato 8-10 ore al giorno. Per me non è niente andare lassù. Cosa vuoi fare? Dì, vuoi rovinarmi le impalcature? Vieni giù! Aspetta, guarda. È un idiota. Scendi! E non è nemmeno assicurato. Sai che cosa dicono se cade? È tutta colpa tua, dicono. È tutta colpa tua. Attento! Niente, sono scivolato. Cosa ti avevo detto? Beh,
cosa c'è? Non è niente, sono scivolato. Per te non è niente, per me invece è molto. Abbiamo già avuto un incidente qui e mi basta. Avanti, com'è il tuo nome? Martelli, Paolo Martelli. Perché non gli chiedi qual è il suo numero? Che numero? Che cosa vorresti dire? Voglio dire che è uscito dalla prigione stamattina. Ma io non ho fatto niente di male, niente di cattivo. Un momento. Dove l'ho messa? Eppure in qualche posto deve essere. Ah. Eccola qua. La lega. La lega. Perderò tutta la notte con voi due. Prendi. Beh, nessuno fallirà per questo. Uno di più, uno di meno, vi posso prendere. Ma se non siete qui domattina alle 8, non avrete lavoro nessuno dei due. Siamo intesi? Sì. Sì. Hai sentito? Hai sentito? Lavoriamo. Lavoriamo! Che hai? Non sei contento? Come ti chiami? Antonio. Io mi chiamo Paolo. Tieni. Grazie, Paolo. Ma ancora in uniforme. Perché non ti sei cambiato? Ma che me cambio, sì. Che è? Niente. Ce l'hai con me? No, no, ce l'ho col destino, ce l'ho. Lisa, devi ripartire. Subito. No. Sì. Devi ripartire subito col treno che viene da Milano. Perché? Ma non c'è un altro treno, ce ne sono tanti. Ma sì, lo so, ma arrivano a mezzanotte passata. E me lo dici così, dopo che sono arrivata fino qui, dopo che ho fatto un viaggio di 5 ore. Ma Lisa, mia bella, non l'ho fatto mica io l'orario ferroviario, no? Non lo so, non è colpa di nessuno. Ma così non si può andare avanti. Che fidanzati si ha? Era meglio che facessi il barbiere. Hai ragione, che fidanzati si ha. Ma sì, facciamola finita. Tanto, ormai. Che dici? Mi vuoi lasciare? Oh, no, Lisetta mia, io mica te voglio lasciare. Ma che, non lo sai forse quanto te voglio bene? E che me resta? Il treno? Andiamo su. No, non voglio partire. Ma come non vuoi partire? Ma che sei matta? Tua madre ti aspetta alle 10. Guarda, io sono sicuro che la prossima volta andrà tutto bene. Te lo giuro. Te lo giuro. Vieni, eh?
Franco, ti ricordi quella camera da letto che abbiamo visto insieme? Quella d'acero? Che ti piaceva tanto? Domani ci vado con mamma. E quanto costa? 250 trattabili. Oh, però. Mi raccomando l'impellicciatura. Quella d'Antonietta si è scollata tutta. E con Tocci ci hai parlato? Sì, gliel'ho detto, ma lui voleva vendere. Ma non aveva un appartamento a Montesacro? L'ha affittato. Mannaggia. Piano, Franco, piano. Franco, i soldi per il salvadinaio te li sei ricordati? Ah, già, accidenti. Guarda che sono 29.000 lire, sta 29 attenta, e fanno 143. Poi questa settimana ci sarà il regalo di mia zia. Voleva farmi un vestito, ma io le ho detto che volevo i soldi. Ho fatto bene. Hai fatto bene, sì. Oh, Brunetti, ci hai parlato per la macchina del gas. Sta attenta che quello è un chiacchierone, eh. E la Teddy cerca di prenderlo. A Milano pensa ai materassi? Sì, sì, ci penso io. Quando ci vediamo? Dipende da te. Magari dipendesse solo da me. Dunque, vediamo un po'. Con rapido 107 posso essere a Roma mercoledì a mezzanotte. A mezzanotte è impossibile. E perché? E perché? Perché c'ho il turno, no? Volevo dire che non c'avevi il turno. Lisa? Lisa, quanti ne abbiamo oggi? 22. Ma sei sicura che non è 23? Sì, 22. Se domenica era 15, oggi è 22, no? Ma allora fra tre giorni c'ho un giorno libero tutto intero. No, un momento. Se mi hai detto che domenica era 15, oggi è 23. Non c'è niente da fare. Franco. Luisa, me vuoi bene? Faremo in tempo a sposare. A settembre. Ma a settembre non faccio in tempo. Ma perché? E le carte e l'abito. Ma che stai a pensare all'abito bianco? Alla casa ci hai pensato? Metti l'annuncio sul giornale. Quante camere? Due, tre, quante te ne pare? A me una basta. Io voglio anche la camera da pranzo. Sì, senti Lisa, non ci siamo detti niente neanche oggi, ma... Quando ci vediamo? Ti telefono dopodomani, ci vedremo fra 7 giorni. Senti Lisa, tanto 7 giorni passano presto, eh. Se incominci a contare uno, sì, due, tre, passano quattro... Presto. Ciao! Ciao. Ma che ora sono? Quello va avanti. Va benissimo. Sono le 8:15. Lo sapevo io. Tu sei sempre tutto, sei il profeta. Ma lo sai come si chiamano certi profeti? Iettatori. Ah, e vada come parli, sa. Ivo. Ah, papà, ma l'hai sentita che mi ha detto? Ma tu le cerchi tutte, figlio mio bello. Per un quarto d'ora di ritardo non sarà mica la fine del mondo, no? Che c'entra? È questione dei principi. Ma fammi il piacere. Per me in queste occasioni non bisogna ritardare nemmeno un minuto, chiaro? Esagerato. Senti, io lo faccio per te, a me. Fate gli affari tuoi. E vabbè. Beh, Ivo ha ragione. È un po' del riguardo. Andiamo. Eccolo. Buonasera. Buonasera, Teresa. Roberto è arrivato? No. Ma come? Io ho tardato per aspettarlo. Ha telefonato almeno? No. Oh, beh, sarà qui a momenti. Non ti preoccupare. Ma sai che sei molto carina. Grazie. S'accomodi. Caro signor Virgilio, finalmente. Mi dispiace. Per carità, non lo dico. E Roberto? Roberto, forse è colpa mia. L'ho mandato a incassare una fattura e sa come è fatta certa gente. Si accomodi. Prego. Intanto vogliamo bere? Sarà meglio aspettare, no? Certo, tanto è questione di minuti. Speriamo. Come sarebbe speriamo? Fa per ridere. Mattacchione, ma che bella casa. Bella no, ma insomma di gente onesta che lavora. Beh, è quello che conta. Io dicevo sempre a mio figlio, tu hai bisogno di una ragazza seria che lavori. E lui, zitto zitto, se l'è trovata. Son proprio contento. Teresa è la ragazza che ci vuole per lui. Mica perché è mia figlia, ma al giorno d'oggi come lei ce ne sono poche. Lo credo. Mamma, lascia stare. E perché? Quello che è giusto è giusto. Vede quel vestito? Se l'è fatto tutto da sé, ha le mani d'oro. E coi tempi che corrono è una gran cosa. I quattrini sono sempre pochi. E via, signor Virgilio, ora non faccia il modesto. Lei con quell'officina c'ha una miniera. Per carità, un lavoro da poveri artigiani. Oddio, non mi lamento, Naturalmente. E Roberto, che fa? Già, vorrei saperlo anch'io. Roberto va benino. Per i carburatori, poi, ha proprio la mano. Un mestiere così è meglio di una laurea. Uno può guadagnare quello che vuole. Basta che lo voglia, però. Ivo! Ivo! Non ci faccia caso, gliel'ho detto. Scherza sempre. Così la macchina è sua, eh? Ma certo, e di chi vuole che sia? Ma veramente dai documenti qui non risulta. Buona questa. Voi della polizia avete sempre voglia di scherzare. Non credo.
Comunque penso che dovrete seguirmi al comando. E che siamo dei ladri? Questo si vedrà. Ma tu che fai? Te ne stai impalato? Non parli? Ti penserà suo padre a farsi sentire. Un famoso industriale, sa? Industriale? Non direi. Qui risulta Santucci Roberto, meccanico. Meccanico? Sì, meccanico. Perché? Che c'è? Non ti va bene? Pezzo di imbroglione! Altro che miliardario! Farabutto! E hai avuto il coraggio di farmi perdere una serata così? Si calmi, signorina. Si calmi un corno! Io a questo gli spaccherei la testa. L'avevo capito stamani al bar che non potevi essere che un pezzente. E ci sono cascata come una principiante. E piantala, metteteci pure tu adesso. In galera ti vorrei vedere. Così hai saputo incantarmi con le tue chiacchiere, eh? E cosa credevi, che ti portassi davvero al fagiano? Ma guarda questa fumettara da strapazzo. Si era messa in testa che portavo l'orecchini. Adesso basta. Seguitemi al comando di polizia. Io alla polizia non ci vengo. E in quanto a te, ma va... Eccetera, eccetera. A me dispiace il passaggio? Si accomodi. Ha visto che roba? Mi ha chiesto un passaggio. Poi voleva la cena al fagiano. Credeva che la macchina fosse mia. E che posso avere una macchina così io? Io sono meccanico. Giovanotto, quello è un genere di donne che è meglio perdere che trovare. Mi dispiace, ma mi deve seguire al comando di polizia. Ma come? Non me ne posso andare, è tardi. No. 9:30. Vuoi vedere che Roberto si è perso l'indirizzo? Sempre burlone, eh? Ma se gli fosse successo qualche cosa? È andato con la macchina, vero? Diavolo, è così pratico. E poi c'è il telefono. Qualsiasi cosa avrebbe telefonato. Già. A meno che... Madonna mia, mi sento tanto in pena. Ma no, cosa vai a pensare? Stai tranquilla, quello sta meglio da noi. Ha visto che avevo ragione io, eh? Un'altra volta però, dia retta a me, non ci si metta in certi pasticci. Ah, stia tranquillo, se è per me io da stasera ho chiuso. Sa, poi mi devo fidanzare. Ah, tanti auguri. Grazie. Allora. Anzi, se posso andare sono già con 2 ore di ritardo. Ma sì, vada, vada. Grazie. Pure. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Grazie. Ma perché non viene? Avrà cambiato idea. Giovanotto, ma lei insiste proprio a fare lo spiritoso, eh? Ma è una mania. Su, beviamo qualche cosa, intanto poi, quando Roberto verrà, ci spiegherà tutto. Se verrà. Basta. Che cosa da dire lei su Roberto? Troppe cose avrei da dire. Davvero? E lei lascia parlare così del suo futuro genero? Mi meraviglio. Abbia pazienza. Mica c'ha tutti i torti. Ma le pare bello quello che sta facendo suo figlio? E se gli fosse capitata la disgrazia? Ma mi faccia il piacere. La vera disgrazia stava per capita a noi. Se entrava a casa nostra. Capirai, casa reale. Senta, che suo figlio fosse uno screanzato, lo sapevo. Ma adesso so anche da chi ha preso. Ma papà! Siete tu! Meno male che l'ho capito in tempo che razza di gente siete. Alla larga. Come si permette? Capirai. Ringrazio Dio che si trova in casa mia. Per questo me ne vado via subito. Ci sono stato anche troppo. Accidenti a me quando ci sono venuto. Villanzone! No. Lascialo perdere, papà. E tu ricordati che se Roberto te s'accosta, povero lui se c'è prova. Anzi, lo vado a cercare. Che cosa vuoi fare? Pensa se fosse successa una disgrazia. Ivo! Ivo, torna indietro! E prega il Dio che sia successa veramente una disgrazia. Perché se lo trovo, me lo mangio. Ti prego, Ivo, non fare sciocchette! Teresa! Teresa! Aprimi! Aprimi! Che vuoi? Ma come che voglio? Fammi entrare! No! Aprimi su! No, no! Vai via! Non ti voglio più vedere! Aprimi, ti spiegherò tutto, ti prego! E poi devo parlare con tuo padre! E di che? Ma per il fidanzamento! Te ne sei scordata? A quest'ora! Per fidanzarsi tutte le ore sono buone! Dai, apri! No! Non mi vuoi aprire? No! Allora non mi vuoi più bene? No! Va bene! So io quello che devo fare. Poi il rimorso sarà tutto tuo. Roberto, aspetta. Roberto. Lo vedi che mi vuoi ancora bene? Lo so. Ma perché non sei venuto? Che ti è successo? Te lo dico dopo. Teresa, sei tu?
Oddio, che hai fatto? Non ho le chiavi. Avete visto Roberto? Oh, dica voi, che sono ste tracce? Che facciamo? Glielo diciamo? Io non c'ho il coraggio. Ma dico, che succede? Ci aveva dato appuntamento alle 6. Beh. E invece? Invece che? È mancato. Ivo. Non me fa parlare. Lo sai che amico era per noi. Povero Robertino. Ma com'è stato? Lo sai com'era lui. È una stupidaggine. Purtroppo così doveva finire. Oh, ci ha creduto! E come no, per poco non gli via la corona. Moroni, per gli scherzi tu stai là. È stato un fenomeno. Ehi, hey, Ivo, se ci trova guai, andiamo su. Papà! Papà! È successa una disgrazia a Roberto. Eh? L'ho saputo al bar, dai suoi amici. No! Dio mio, è una cosa terribile! Ma ne sei proprio sicuro? E come no? Deve essere stato un incidente. Figure, aveva un appuntamento alle 6 al bar e non si è visto. Una disgrazia? Ma come è successo? Era con la macchina. Che tragedia. Il padre lo sa? Ho paura di no. E adesso chi glielo dice? Povero signor Virgilio. E pensare che l'abbiamo trattato pure male. Che rimorso. Un uomo così buono. Ci aveva quel figlio solo. Oh. Era un bravo ragazzo anche. Figuriamoci Teresa. Per carità che non ci senta. Speriamo che dorma. Povera creatura mia. Era così felice. E tu l'hai fatta pure piangere. Ma finiscila, se no mi metto a piangere pure io. Non so che farei perché non fosse successo. In fondo gli volevo bene anch'io a Roberto, come a un fratello. Adesso sai che facciamo? Noi due andiamo dal signor Vigilio. Giusto. È il meno che possiamo fare, no? Ci vengo pure io. No, tu resta qui. Se poi Teresa si sveglia e non trova nessuno. Papà. Teresa, che fai lì? Ho sentito tutto. Figliuzza mia, darei il sangue perché non fosse vero. Teresa, ti Buona giuro che se Roberto si è salvato, se è vivo, al divino amore vado. Scarso. Vieni, Roberto. Madonna mia, ti ringrazio. Ah, è così, eh? No, Ivo, hai giurato. Sì, ma prima... No, Ivo, che fai? Guarda, che al divino amore ci andiamo insieme, tutte e due, scalzi. Ma mi volete spiegare? Papà, così sulla porta, un fidanzamento è un fidanzamino. Sì, hai ragione, non sta bene. Tu venite avanti. E tu telefona subito al sor Virgilio, va. Prego, cognato. No. Passa tu. Non si sa mai... Dove si cambia idea. Ehi, Paolo! E com'è la campagna? Ah, bella. Ciao. Come ti trovi, eh? Bello essere a casa, vero? È proprio bello, Giuseppe. La mia strada, la mia gente. Io ho trovato lavoro. Ah, sì? Sì, buona fortuna. Ciao. Salute. Salve. Ciao. Salve. Ciao, Paolo. Come stai? Ehi, ciao, come Paolo. Come stai, Giovanni? Ti sei ingrassato, eh? L'aria buona. Ciao. Salve. Salute. Salute. Lo vedi che sono tornato? Lieto di rivederti. Paoli! Oh, signora Renata! Fatti un po' guardare e dammi un bacio. Oh, ma stai proprio bene. Grosso, come un barilotto del tuo buon vino. Oh. E ho trovato anche lavoro. Un buon lavoro. Ehi là, ciao. Marcello. Ehi là. Eccovi qua voi due, sempre pronti a far serenate, certo. Dì, hai parlato, Marisa? No, non ancora, ora vado. Va bene, però più tardi vieni giù, ti aspettiamo. Sì. Mi raccomando, Paolino, non fare tardi. No. Va ora, ti facciamo un po' di musica. Forza, Mario.
lavoro. Non abbiamo più preoccupazioni ormai. Canta, amor mio, canta.